Signore e signori, ladies and gentlemen, madame, messieurs, benvenuti. Comincia una nuova puntatona speciale della storia della dance degli anni 90, ma anche nei 2000, ma anche adesso. Ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare, e una donna meravigliosa che ci ha fatto emozionare. Super ospite oggi, Neysha! Eccoci, ciao! Ciao, baby! Come stai, Agnese? Tutto bene, molto felice di essere qui con voi. Allora, io innanzitutto vi invito a guardare anche la nostra diretta Facebook. Vi ricordo, non solo siamo in diretta FM, ma anche su Facebook potete guardare Neysha, no, che per favore, no. Dopo 20 anni da Restless è rimasta uguale, se non meglio. Ma cioè, non sei... è vero, è una lotta. Sei come il vino tu. Era una lotta continua contro la forza di gravità. Ogni giorno è una lotta, ragazzi. Comunque, insomma, cerchiamo di resistere. Dai. Senti, allora, noi ci siamo sentiti anche telefonicamente, abbiamo fatto una grande chiacchierata, e tu oggi ci racconti quelle chicche che in realtà non hai mai detto a nessuno. Dice Dino, guarda, le voglio dire a te, guarda, in esclusiva nazionale, o no? Togliamoci sti sassolini dalle tasche, così rivelerò un sacco di cose interessanti. Oh, perfetto, perfetto. Alla console, oltre a Mimmo Marelli, come sempre c'è Luca Martinelli, coadiuvato dal DJ Valesse. Io, se sei d'accordo, comincerei con in assoluto il primo tuo disco, forse del 97, vero? No? Sì, esattamente, lo conosci solo tu, io e forse i miei genitori, però io l'ho anche comprato, non solo lo conosco. Signori, c'è Neysha, si parte con Hello! Neysha, super ospite della storia della dance su M2O.
Io ti vedo emozionata. No. Quant'è che non sentivi il tuo primo pezzo in assoluto? Forse 19 anni. Cioè, comunque, sai che è figo? È figo, è fighissimo. Mi piace. Perché non ha funzionato? Spiegamelo. Perché succede ogni tanto. Perché poi la botta è arrivata un anno dopo. Forse era Restless il tuo primo singolo, quello di grande successo. Se avete acceso la radio solo adesso, siete nel posto giusto con noi. Super ospite Neysha. E che, insomma, si è emozionata davvero. Perché poi, quando fai un disco, ogni tanto non ti ricordi nemmeno di averlo cantato, di averlo fatto. Sai che succede mica solo con te, eh? Sì, mi capita. Dico, ma questo qua me l'ho cantato io. Perché poi non è che ti viene da riascoltarli. Poi quando li riascolto non mi piacciono di solito, quindi evito. Sei perfezionista anche tu, eh? Invece, di che segno sei? Leone, ascendente leone. Oh, ammazza, bestia, una leonessa. Come hai cominciato? Tu mi dicevi, guarda Dino, a me manco mi interessava far la dance. Io cantavo nel coro della chiesa. Torna indietro, dai. Allora, beh sì, io cantavo in un coro gospel, non proprio in chiesa, però comunque sia, insomma, ho fatto diverse serate con questi ragazzi, sì, di Torino, avevo un altro gruppo con cui facevo dei brani inediti in italiano, eccetera, eccetera, e poi per pagarmi gli studi andavo a registrare la famosa Italo Dance, però senza mettere né nome e né immagine. Quindi il Neysha non esisteva ancora. No, assolutamente, ovviamente. Quindi io andavo a cantare, mi davano i miei soldini, arrivederci, grazie. Se andava il pezzo bene, se non andava, tanto i miei soldi l'avevo ricevuti, bon. Cioè poi, non prendevi SIAE, royalties, no, queste cose. No, io cantavo e basta, perché okay, comunque insomma si sapeva che avevo una buona pronuncia in inglese, quindi era molto richiesta, visto che in Italia solitamente non, sì, capita. Quindi per risparmiare, invece di prendere i cantanti inglesi, mi chiamavano e facevamo i pezzi, sì, cover in inglese, eccetera, eccetera. E quindi senti un po', poi come è nata la passione? Cioè, quando ti sei accorta che probabilmente avevi qualcosa da dire, ti hanno convinto a diventare poi la Neysha che sei diventata? Aspetta, scusa, apro una piccola parentesi, ma è vero che alle medie volevi fare la corista dei Duran Duran? Sì, per sposare John Taylor volevo fare la corista dei Duran Duran, esattamente così. In inglese io lo so grazie a Duran Duran e sono cantante grazie a Duran Duran, quindi se dovessi incontrare Simon Le Bon, forse, insomma, grazie glielo devo dire. Ma assolutamente. Senti, poi a un certo punto conosci Alex Bagnoli. Qui saltiamo, siamo, sì, al 1996 più o, sì, meno. Esatto, conosco Alex Bagnoli tramite un provino, che non ho proprio dato assolutamente credito a questa cosa, era uno dei tanti che facevo, e lui mi chiamò dicendo, guarda, sei esattamente la voce che stavo cercando, quindi vieni a Modena e vediamo di parlare, fare due chiacchiere. E quindi tu prendi, vai a Modena, esatto, e poi ti hanno proposto direttamente di diventare Neysha. Sì, io non volevo esattamente diventare Neysha, cioè io volevo finire i miei studi, fare insegnante di inglese, eccetera, eccetera. Ah, quindi sapevo... tu studiavi già lingua, volevi fare l'insegnante? Sì, cioè comunque volevo fare inglese, assolutamente, sì, era proprio quello che desideravo fare, e poi sposare John Taylor ovviamente, sì, era necessario. E invece mi chiese di tentare questa strada, insomma, proprio da professionista, in tutti gli effetti, mettere la voce, mettere l'immagine e anche il nome. Io grazie penso... Alex, grazie a nome di tutti. E poi hanno inventato questo nome Neysha, che è molto particolare, perché in tanti si chiedono, ma perché Neysha? Racconta un po' la storia di Neysha. Allora, Neysha significa Agnese in sloveno. Me lo disse una ragazza quando avevo 15 anni, dalla Slovena ovviamente. Il mio primo gruppo musicale si chiamava, no, non mi ricordo neanche più. No, non i Base, comunque un altro gruppo, i Fonema, esatto. I Fonema. E questa ragazza che era la fidanzata del sassofonista mi disse, lo sai che Agnese si dice Neysha? Dico, oh, carina questa cosa. A distanza di 10 anni, poi quando si è proposta questa nuova situazione, ho detto, ma quasi quasi metto il mio nome in un'altra lingua, perché mettere Agnese in un, sì, progetto, Agnese, non è che... sì, in un progetto, sì, dance in inglese, sembrava un po' fuori luogo. Che bello, quindi esce Halo, questo singolo che avete appena ascoltato, che diciamo che passa abbastanza inosservato. L'hanno comprato Neysha, Dino Brown, i parenti di Neysha, Luca Martinelli, insomma, noi ce l'abbiamo, però no, adesso a parte gli scherzi, è stato il primo step, sì, prima, e perdonami la ripetizione, del grande successo, la grande botta, come direbbe Franchino. In effetti è successo subito dopo, perché ero da Pippolandro, ho detto, vabbè, Halo non è andata molto bene, tirate fuori un altro pezzo, quindi Alex Bagnoli, al quale devo tantissimo tuttora, insomma, cioè per me è un punto di riferimento, mi disse, guarda, secondo me sei in grado anche di scrivere le melodie, perché sei molto musicale, un orecchio musicale molto sviluppato, quindi mi ha dato una base sulla quale io in cameretta mia mi sono messa lì con il registratorino all'epoca, proprio la cassetta, sì, la cassettina, ok, la cassettina, cioè, a registrarmi le varie melodie, l'ho portata a lui e ho detto, ah, interessante, ci sono degli spunti belli, però è poco dance, perché io mi piaceva moltissimo in quel periodo un brano di Toni Braxton che si chiama Unbreak My Heart, e quindi io ho cercato di fare una cosa simile, che era molto più melodica. Lui mi suggerì di fare un qualcosa di un po' più tipo botta e risposta, e da lì è nato l'I Know You Know. I know you know, I know, ma c'era già, I don't know why we're quella so... c'era, quella parte lì c'era, non, mancava I Know You Know.
E mancava anche il remix. Tra poco ne parliamo. Signori, vi invitiamo ad alzare la radio come non mai dall'estate del 1998, anche se il disco uscì a gennaio, ma esplose nel giugno del 1998, incastonata nel cuore di tutti, Neja con Restless. Dual Core. Quello che significa per tutti noi averti qui, Neja con Restless, dal vivo nella storia della dance, estate del 1998, e tutti almeno una volta l'abbiamo cantata a squarciagola. Grazie Neja, grazie! È un onore davvero. Questo pezzo qua cosa ti ricorda della tua vita? Della mia vita mi ricorda una fidanzatina che avevo in Abruzzo, era l'estate del 1998, che si chiama Alice. Il cognome non lo dico però perché mia moglie si incazza più che altro. Però insomma ero giovane, dai, prima di conoscerla, quindi ci sta. Mi ricorda un'estate meravigliosa. Non sai cosa mi dicono spesso i miei fans, quelli che vengono... Ho fatto delle limonate con il tuo pezzo. Vedi? Cioè, e poi dici, vabbè, ok, soddisfazione. Scrivete i vostri ricordi, perché vi ricordo che siamo non solo in diretta FM, ma anche su Facebook. Poi Neja stasera torna a Palermo, perché sta lì, nonostante sia di Torino, torna a Palermo, si legge tutti i commenti e risponde. Yes, va bene? Assolutamente sì. Quando vi siete accorti che il disco cominciava a funzionare? Te, Pippo, Alex, perché comunque è uscito a gennaio, ma all'inizio le radio, quelle grosse, non è che hanno cominciato no, a passare. No, ovviamente all'inizio le cose nuove
insomma non rischiano, come tu mi insegni, no? Sì. Le radio grosse, quindi all'inizio è partito nelle radio più piccoline, hanno cominciato a fare la serie in classifica, poi è partito in quelle radio, diciamo, pilota regionali. Sì. E quando insomma tutti la cantavano e tutti la suonavano, poi ci sono dei DJ che sono dei punti di riferimento, quindi insomma alcune radio credo che prendano ad esempio questi DJ, hanno cominciato a passarlo anche in network, e da lì è partita proprio. Poi mi ricordo, mi raccontavi al telefono che avete portato il disco al Midem. Sì, Pippo l'ha portato a gennaio al Midem, e poi quando è tornato evidentemente ha fatto un po' di licenze all'estero, perché poi in effetti è girato parecchio. Abbiamo fatto il video a Dalmine, mi ricordo ancora un freddo, sì. Era blu nel video, non per il rossetto, secondo me, per il freddo che c'era. E poi piano piano ho cominciato anche a passarlo le radio, Match Music, adesso non ricordo neanche, MTV ovviamente, e quindi piano piano è salito. Allora, la cosa che ci fa rimanere un po' attoniti è che io ho chiesto a Neysha, dico, ma come mai Restless, nonostante sia stato uno dei più grandi successi dell'estate, non è andato al Festival Bar? E lei mi ha ricordato una cosa che io avevo completamente dimenticato: orecchie ben appizzate, come mai non è andato al Festival Bar? Esatto, quell'anno Vittorio Salvini. Stavo parlando di Salvini. È perché ci sono le elezioni. Aiuto, che gaffa, ragazzi. Allora, è un mashup, dai. Salvetti mi disse, cioè no, non disse a me, ma disse a Pippo Landro che appunto quell'anno non voleva assolutamente musica dance al Festival Bar, quindi niente, purtroppo non me lo sono vissuta questa esperienza nel 98, ma l'ho vissuta l'anno successivo. Era l'ultimo anno di Salvetti. È l'ultimo anno di Vittorio Salvetti, il patron del Festival Bar. Esatto. E da ragazzini noi ci ricordiamo quando il patron entrava. Era un grande uomo con quel vocione, adesso insomma, poi lo portò avanti il figlio, no? Quello che aveva cominciato. Per qualche anno. Il papà. Nel 1998, giusto così per fare un po' il saputello, ma tanto lo potete leggere su Wikipedia, vinse Vasco Rossi con Io No, ok? Per nei singoli e anche gli album con Canzoni per me. Non c'era un brano di musica dance. Gli Ace of Base forse andarono con Life is a Flower, ma non era proprio un disco dance, era più pop dance, no? Mm-hmm. Forse perché c'era già un po' un'atmosfera un pochino triste, e quindi ha detto magari la dance la accantoniamo. Adesso mi spieghi come è possibile che tu abbia tirato fuori Restless da Unbreak My Heart di Toni Braxton. No, me lo devi spiegare, scusami. Ma allora, dunque, in realtà io avevo fatto l'inciso in maniera molto diversa, come ti spiegavo. Non c'era questa botta risposta, ma era tutto molto melodico, molto cantato, eccetera. Però, non lo so, ha quell'aria. L'avevo fatto prima lento. Restless era prima un pezzo lento, poi è stato remixato dance. In realtà era una ballad. Eh sì, ricordiamo che il remix che poi andò era di Boom Boom Club Remix. Però scusa, io ancora non ci credo, perché poi quando Neysha mi ha detto, guarda che io ascoltando Toni Braxton ho tirato fuori Restless, io l'ho ascoltata, ma... Stiamo ballando nel frattempo, ci potete guardare. Come hai fatto a tirarla fuori da qui? Ma allora, no, non ho preso, in questo caso, non ho preso proprio il riferimento melodico, ok? Quindi le note sono diverse, però la versione lenta era comunque, aveva questo andazzo un po' così romanticone. E cioè, quindi era... I don't know why we're so restless, I don't know why we feel so strong, maybe na-na-na-na, mi ricordo il testo, na-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 na. Mamma mia, Neysha, vieni qua, ti devo abbracciare a nome di tutti. A nome di tutti ti abbraccio, perché davvero, e siamo solo all'inizio, è mica finita qui. Restless diventa uno dei più grandi successi, ne abbiamo già parlato, già detto 800 volte dell'estate del 1998, e poi tu ti trovi con Alex, dici, vabbè, è andato bene, mo che facciamo? Follow up è una tragedia, ragazzi, dopo un successo così che fai? C'è proprio panico totale. Ed è nato Shock. E ci ascoltiamo e poi mi dici una chicchetta di Shock. Okay, okay. Signori, c'è Neysha su Dual Core. Dual Core. You're gonna have a shock.
Shock avere qui con noi Neysha, puntata speciale della storia della dance. Ci puoi ascoltare sulla radio più energica d'Italia, ci puoi anche guardare sul nostro Facebook ufficiale. E dopo Restless arriva Shock, anche questa incastonata nel cuore di tutti. Che bello, qual è il disco alla quale sei più legata? Domanda banale, ma te la faccio allora, subito. Ovviamente Restless è per una questione di quantità di successo, e ma ce ne sono diversi, perché ad esempio Fairy Tale l'ho scritta per mio nipote, quindi era un momento importante perché era nato mio primo nipote. Back for the Morning anche mi piaceva un sacco. Le sentiamo tutte oggi. Tutte le sentiamo. Tutte le dobbiamo sentire. Minchia, ci è venuta l'accento palermitano. Ecco, un po' di Pippo Landro, va. Ecco. Senti, che poi tra l'altro la cosa bella che mi dicevi è che, tornando indietro all'inizio della puntata, mi raccontavi che effettivamente a te manco ti interessava più di tanto diventare un personaggio dance, diventare una cantante famosa. No. E quindi poi nel 1998, quando dopo la botta di Restless, cosa pensavi? Ma più che altro non lo credevo possibile, poi sapevo che era un mondo veramente allucinante, incostante, e quindi so, evidentemente era nel mio karma, e del mondo della dance e comunque della musica che è venuto verso di me. Non, cioè, io non ho mandato mai cassette o CD in giro a vari discografici, proprio ero nel mio, studiavo e facevo i cavoli miei, evidentemente era nel mio destino. Quindi quando è successo io ero molto molto inesperta ed ero proprio ingenua, cioè sembravo, non lo so, Candy che è arrivata così. Quindi non lo so, quando guardo ad esempio il Festival Avra dico, ma meschinetta, veramente che tenerezza che mi facevo. Ma che sei bellissima, eri bellissima e sei bellissima, e grazie di nuovo per tutte le emozioni che ci hai regalato. Così come Restless, Neysha scrive anche Shock, però insomma mi ha detto, guarda Dino, io per scrivere Shock ho preso spunto da Grease. Dico, cosa? Sì, ho preso spunto da Grease, dalla canzone introduttiva di Grease, per scrivere la strofa. Attenzione, ha preso spunto, è davvero spunto, non c'entrano una mazza l'uno. Beh, con oddio, l'altro. Se uno l'ascolta proprio bene bene bene, sente che c'è qualche diciamo affinità. Dopo 20 anni dici che mi vengono a prendere, mi mettono in galera. Ma no, ma okay, figurati, vabbè, okay, ma figurati. Allora facciamo la prova. Metti prima Frankie Valli con Grease, e poi, quando te lo dico io, cambi e metti la strofa di Shock. Prova un po', vai. Shock, vai! Anche la strada! Ma non si sa! Ritorna a Frankie Valli, vai Luca, vai! Vabbè, vai! Rimetti Shock, vai Luca, vai, vai! Ma non si sente proprio! Vabbè, è fatta bene, cioè ho preso spunto, non è che...
Adesso lo, Martinelli continua sembra così. Sembra sempre più veloce, sempre più simile. Più la senti, più dici mi è uguale. No, vabbè, ma sai quanti pezzi si assomigliano l'un l'altro? Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Dopo Shock, di nuovo, la famosissima tripletta, arriva The Game, che ci ascoltiamo dopo la pubblicità. Sei d'accordo? Assolutamente. E poi li ricordiamo il Festival Bar, perché poi giustamente ci sei andata. Ci dovevi andare nel 1998, l'hai saltato nel 99 però. Mi toccava, eh sì. Signori, c'è Neisha nella storia della dance. Ricordo a tutti coloro che ci stanno guardando sul nostro Facebook ufficiale che durante la pubblicità facciamo un po' di fuori onda, quindi insomma chiacchieriamo io e Neisha. Potete sentire insomma un po' di pettegolezze, ok? A fra poco! M2O Spot. Le 7500. Beh no, nel fuori onda di solito no. Aspettate che sta salutando un po' di amici. Signori e signori, Neisha! Eccoci qua! Ti guardano da lì. Ecco, perché... allora, sì. Ecco, per le telecamere non sono mai stata una volpe. Un sacco di gente che dice... fissa dice, in alto. Che bello. Ah no, okay. Sentiamo dal vivo, vorrei sentirla dal vivo. Che matta con quella t-shirt, sì ragazzi, un po' di ironia, autoironia ci vuole nella vita, no? Ma tra l'altro stasera Roma è a Roma, se la volete sì. sentire, dove sei? Circolo degli Illuminati, che è qua vicino, so sì, che è vicinissimo, quindi sì. Circolo degli Illuminati, c'è anche Marvin, è prezioso. Ah, beh, grande. Gli amanti di 90 stasera scialano proprio. Che se non sbaglio dovrebbe essere sull'Ostiense, penso, via Ostiense. Sì, ma è proprio tipo a 7 minuti da qua. Via di Ripetta, quindi... di Ripetta. Bravissimo. Sì, esatto. Sì, sì, sì. E niente, io guardate se non è uguale. Perché no, uno, non è vero. Oh, non è uno vero, mi ha scritto però. Sul gruppo di Dual Core, la storia della dance. Ho messo l'immagine che tu hai pubblicato sul Facebook, quella che ti ho mandato. E vabbè, quella è photoshoppatissima. No. E uno mi ha detto, figurati un po', ai tempi di Wrestlers aveva avuto 20 anni. Quanti anni aveva ai tempi di Wrestlers? 24. Avrà avuto 20 anni, figurati se adesso è così. Guarda se adesso è così. Ragazzi, se guardate bene non è così. Però il segreto è prendere l'angolazione giusta, no? Quindi in alto e così. Però vabbè, insomma, sto contattando qualche chirurgo estetico nel frattempo. Vediamo. Però no. Sì, non posso lamentarmi, devo dire che il DNA funziona. Ma no, no, ma ci mancherebbe. Ma certo che funziona il DNA, assolutamente. Adesso dopo la pubblicità ci ascoltiamo The Game e poi insomma The Game c'è il Festival Bar che... Beh, ragazzi, che esperienza. Il Festival Bar deve essere emozionante, eh? Ma è una centrifuga perché io non me ne sono proprio resa conto. Forse l'ultimo sì, un po' di più perché si cantava dal vivo, quindi c'era una preparazione. Però tu facevi la prova, poi dopo andavi in albergo, ti cambiavi, ritornavi lì, ti truccavano, salivi sul palco e dopo mica devi schizzare veloce. Via perché è pieno di gente così là dietro. Quindi, cioè, volevano proprio che tu pelassi, quindi non è che c'era tantissimo da vivere dietro. Però tra l'altro poi tu, cioè, tu andavi lì, aspettavi in albergo, cioè ti venivano a prendere mezz'ora prima che dovessi esibirti? Praticamente sì, perché era molto veloce il turnover che c'era lì, era molto... Mamma mia, quindi, che sclero. Quindi facevi in tempo. Ah, mi dice che c'è Cheyenne. Oh, Sting, Ricky Martin, Paola Chiara. Ma cioè, non capivi niente. Dice, no, vabbè, è un sogno questo, non è possibile. A proposito, adesso vi facciamo ascoltare di nuovo la musica. Se vuoi andare alla toilette, ah, poi si può? Fermo. Perfetto, sì. Dov'è? Guarda. Poi sei libero anche di restituirla. Jeep Free, la soluzione Jeep più vantaggiosa. Offerta valida a gennaio in caso di permuta solo sulle vetture in pronta consegna presso le concessionarie aderenti. TAN 0 TAEG 091, salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su Jeep Official, anche sabato e domenica. M2O dal vivo! Venerdì 19 gennaio, Provenzano, at Discoteca Celebrità, Trecate, Novara. Sabato 20 gennaio, Dino Brown, at Full Stop Disco, Borgo Bugiano, Pistoia. M2O dal vivo! Neisha, super ospite della storia della dance su M2O.
Eccola qui Neysha con The Game, super ospite nella storia della dance, l'appuntamento che puoi ascoltare con Dino Brown al microfono, il DJ senza capelli Luca Martinelli. Neysha è qui con noi, che bello! Quei capelli è piega appena fatta, ragazzi, quindi... Cioè sei l'unica che ha tanti capelli qui. No, quanto è bravo Dino, ragazzi, quanto è bravo, scrivetelo su Facebook, è bravissimo. Sei troppo buona, no, tu. No, sul serio. Senti, allora, The Game va al Festival Bar, abbiamo ricordato già Restless, già Shock. Lì come ti sentivi quando Pippo ti ha chiamato, ti ha detto senti Agnese, guarda che devi andare al Festival Bar? No. Ti è venuto un po' di strizza? Pippo direbbe minchia Agnese, te l'ho chiamato al Festival Bar. Minchia Agnese, non puoi capire che minchia è successo. Esatto. Allora in realtà ho vinto il disco per l'estate, quindi di default dovevo andare al Festival Bar proprio, cioè per contratto, quindi insomma già il disco per l'estate per me è stata un'emozione grandissima, anche perché difficilmente vincevano dei brani in inglese. Sì. E quindi sono stata forse la prima in questo, anche una degli ultimi, perché forse è stato l'ultimo penultimo anno del disco per l'estate, e quindi ho partecipato ad ogni puntata del Festival Bar ed è stato anche sigla, cioè il tour papapara era proprio, c'era il girasolone che girava prima di andare in pubblicità o quando esatto. Si tornava la tour, sì, ragazzi guarda fantastico. Ricordiamo che la canzone che ha il privilegio di essere lo stacchetto del Festival Bar non è una canzone così, era What is Love nel 1993. What is Love, e si rientrava. Pensa, che bello te, ragazzi, che bello. Allora sentiamo un pezzettino di Neysha al Festival Bar del 1999, che era condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Meraviglioso. Ok, sentite la gente che casino che fa, vai. Si riprova ad andare indietro di quanti anni? Di un po', di 19 anni. Guarda, che si prova? Mi sembra di essere lì adesso, è incredibile, sembra di vedere la gente, Fiorello dietro che diceva sei diventata Neysha, Neysha, Neysha. Quindi ragazzi, cioè sono stata molto fortunata. Ah, Fiorello ti tartassava con sta storia, sei diventata Neysha? Sì. No, è meraviglioso, veramente. Fantastico. Ma senti, ma non avevi un po' di strizza? Perché ricordiamo che il Festival Bar si cantava in playback allora, non era... Esatto, l'ultimo che ho fatto era dal vivo, quindi mi strizzavo veramente lì. Invece lì fondamentalmente dovevi solo sorridere, fare un po', cioè cercare di capire le telecamere, quali si illuminava, fondamentalmente era quello. Poi c'era anche la coreografia però, perché avevo anche i ballerini. Quindi insomma un po' di difficoltà le ho avute e non mi sentivo molto a mio agio, sapere che milioni di persone ti guardavano. Io ero proprio inesperta, cioè proprio la faccina ingenua, però dai, insomma... No. Io mi ricordo da ragazzo che prima si guardava il Festival Bar e poi si usciva. Certo. Mica uscivi senza guardarti il Festival Bar. Ed era bello perché le canzoni avevano tutto un altro potere e poi tu mi dicevi che, insomma, avendolo vissuto, era una centrifuga di emozioni e anche di fretta, che non si capiva una mazza lì, sì, dentro, giusto? Sì, dietro vedevi Ricky Martin, vedevi Cheyenne, vedevi Anox, vedevi, cioè, le Destiny's Child. Dici, ma in realtà o finzione, cioè sono in un film, non è possibile. Però c'erano talmente tanti artisti che si arrivava, si faceva l'esibizione e te ne andavi. Che bello. A cena te ne andavi di solito. E poi tra l'altro hai visto Sting, che tu adoravi, cioè no, l'hai visto in un angolo. Il mio marito ideale è Sting da sempre, forse da quando ero piccola. Tra l'altro voglio dire, scusami, sarà una cosa abbastanza volgare, però sappiamo che pratica anche il sesso tantrico, quindi voglio dire 16 voglio ore dire, buttalo lì. Via, buttalo via, cioè non lo so, forse intende anche guardare il cinema, andare a cena eccetera, forse se tutto fa parte del tanto. Sì, secondo senso, me pure, secondo me però pure. Una fatica, 9 ore, 16 ore, insomma, non ne farei. Però che... però insomma, sì, vedere lui, ho visto, tra l'altro mi ha guardata per una frazione di secondo, passandomi a vista io sono rimasta veramente impietrita per un quarto d'ora. Ho detto "Ma allora sai che esisto? Mi ha visto". Vabbè, ma chi non ti guardava allora? Sei bella adesso, no. Figurati 19 anni fa, scusami, eh. Sto facendo il marpione, no? Spero di no. Io sono timida. Ragazzi, ma quando mi capita di avere Neysha di fianco, cioè io sto sentendo nelle cuffie Restless con Restless The Game e tutti i successi con Neysha di fianco, quando mi risuccede più? Senti, ti va di ributtarti nel vortice del Festival Bar? Ce lo riviviamo insieme a delle canzoni che partecipavano con The Game. Volentierissimo. Ti va di fare questa cosa prettamente radiofonica? Yes. E poi torniamo a parlare di te. Il vincitore di quel Festival Bar del 1999 è, anzi fu, Jovanotti con Un raggio di sole. Bella.
da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Giovanotti l'avevi visto, certo. Sì, 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 l'ho incrociato anche lui. Non c'era mica solo Giovanotti, ma c'era anche un uomo bello che aveva avuto un sacco di successo e ce l'ha tuttora, Ricky Martin. E tu eri lì con Ricky Martin. Ma mi ha salutato, cioè tu non puoi capire l'emozione, perché l'ho visto una settimana prima a Parigi, abbiamo fatto una trasmissione insieme e mi ha riconosciuta lui, cioè lui che riconosce me mi fa ciao, io così, no ma sta dicendo a me ciao Ricky, ciao. Bello dal vivo, no, lui è ancora bello adesso, cioè forse è ancora meglio adesso. Sì, è ancora meglio. C'era anche lei che aveva avuto un successo straordinario, era piccolina, faceva il video a scuola, in realtà poi è diventata, insomma, cosa è diventata? Vabbè, Britney Spears. Sentiti libera di cantare quando vuoi. Ok, ok. No, no, davvero, canta pure. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Attenzione, perché Neysha adesso vi canta anche i Backstreet Boys, I Want It That Way, che c'erano in quel festival bar. Vai! Non ricordo il testo, però per me mai ce la faccio. Nothing but a heartache. Non mi ricordo. Tell me why. I never wanted you to say I wanted that. C'era anche un pezzo, ma figurati, oh, è tutto dal vivo, chi se ne frega. C'era anche un pezzo che poi è diventato famoso e che noi, tra virgolette, tamarri conosciamo grazie anche al remix di Gigi Dug, Narcotic. Te ne ricordi questa? Ah, sì. Fantastica. Come ti scarichi con questo pezzo proprio poghi di brutto? Figo. C'era anche una ragazza molto simpatica, abbastanza introversa, che arrivava lei con i suoi capelli corti e la chitarra, era Lene Marlin. Bella. Seems like an angel. Minchia, io mi metto a piangere adesso, giuro. Seems like an angel, unforgivable sinner. Bello. Perché non vieni tipo una volta a settimana? Ti va? Ma volentieri. Vieni a cantare tutte le canzoni di Dua Lipa. Le canti tutte. C'era anche, parliamo di dance, dai, in quell'estate c'era anche Miranda. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Miranda, l'hai conosciuta Miranda? Recentemente abbiamo fatto una serata proprio qua in Italia ed è uguale, cioè è veramente identica, piccolina, un fisico pazzesco, è diventata mamma da poco, nonostante questo è magrissima. Bello, c'era anche Alexia con Goodbye. Goodbye. Non me la ricordo. Non te la ricordi Alexia, vero? No, la canzone, per carità, chi è che non si ricorda Alexia, dai? Signore e signori, noi siamo qui con Neysha, abbiamo ripercorso un po' il Festival Bar del 1999, però torniamo a te chiaramente. Okay. Io lo faccio per farti emozionare, per farti ricordare anche delle cose, perché sai, magari uno dice io ho fatto il Festival Bar di quell'anno, ma non ti ricordi magari le no, piccole... Sì, effettivamente sì, è una macchina del tempo meravigliosa la musica, mi sento là adesso, magari anche gli ascoltatori sentiranno in quegli anni lì davanti alla televisione a guardare Miranda e tutto il resto. Neysha. Neysha. Dopo The Game che succede? Dopo The Game, allora, mi contatta la Universal, che era interessata ad avere, insomma, diciamo, nel loro gruppo anche il mio progetto, e quindi nel frattempo io finisco il mio percorso con Pippo Landro, e anche se scriviamo altri pezzi nel frattempo, e quindi, insomma, c'è Fairy Tail. C'è Fairy Tail. Però senti, io farei uno strappo alla regola. Sì. Ci ascoltiamo prima Singing Na Na Na, okay. E poi subito dopo Fairy Tail mixata con Time Flies. Sei d'accordo? Sì. E andiamo, va! Dual Core. Yo! Come on, everybody now, sing along with me! One, two, three, go! Na 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 na
will never get old. The sun it shines within their souls. It's all I wanted, and all I needed. I wanna be there, I wanna see that. I can be, I can have anything I want. Singing, I can be whatever I need, I can be whatever I want. I can be at the top of my life, I can be in heaven above. If you sing the song with me, you'll be happy and you'll be free. I can be whatever I need, come on, sing with me. Just singing, I can be, I can have anything I want. Che bella, Singing Na Na Na, il disco di Neysha su M2O. Neysha che è con noi qui nella storia della dance, ospite speciale, ci stiamo emozionando. Tra l'altro non solo sei brava, sei di una simpatia travolgente, davvero. Sono orgoglioso di averti qui con me, Neysha, grazie, davvero. Grazie, grazie. Sei divertente anche tu, quindi è facilissimo essere simpatici. Senti, Festival Bar, vabbè, anche questa è andata al Festival Bar del 2000, insomma, avevo di nuovo. Sei ballerini, c'è uno stormo di ragazzi, sì. Fantastici, insomma, è stato molto divertente. Tra l'altro mi ricordo che Salvetti, il figlio, in quel caso mi disse: se vuoi fare la prossima puntata devi dimagrire. Ah, perché eri sì. Un po' più inciottita? Beh, dicevo, ero un po' più come adesso, però in televisione sai che allarga un attimo, e quindi anche Pippo mi ha mettete a dieta questa settimana, stai a dieta, e quindi sono andata a fare anche la seconda puntata. Ah, pure Pippo, minchia, te devi mettere sì, a dieta. No, basta mangiare cannoli. Sei cazzo di cannolo con un pistacchio dentro. Senti, tra l'altro poi posso dire una cosa di gossip, non so se ti fa piacere o no, lo posso Vai, dire? Dai, sono pronta a tutto ormai. Neysha stava con Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65. Jeffrey, stavate insieme in quel periodo, no? Ciao Jeffrey, lo salutiamo. Ciao JJ. Tra l'altro me l'aveva anche detto lui, sai che quel periodo io stavo con Neysha. Ma che carino, se lo ricordo ancora, non mi odia, perfetto. Ma no, no, vabbè, no, vabbè, siamo amici ormai, figurati, sono passati tanti di quegli anni. Senti, a un certo punto della tua carriera, poi avete deciso, come dire, di virare leggermente verso la musica pop. Sbaglio a definirla così, sì, brutta, forse brutta sì. Brutta roba. No, 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 assolutamente. Se faccio no. Una faccia vedere come meschina. No, sì, in realtà le melodie, come ti dicevo, con Bagnoli nascevano sempre pianoforte e voce, quindi c'era una base pop di default e poi c'era l'arrangiamento remix dance che dava quella botta di vita. Però sì, cioè il pop è sempre stato, diciamo, anche a livello melodico, io scrivo canzoni pop, non scrivo le canzoni dance, quelle solo con una strofa e con le dub, ecco, per dire sì. In termini tecnici. Pensa che negli anni 90 c'erano anche canzoni che ripetevano sempre la stessa cosa, mi viene in mente All Around the World di Sylvia Coleman, ma All Around the World I Can Find My Love, per 8 minuti di seguito. Un mantra praticamente. E invece tu giustamente arrivavi dalla musica, quella cantata, tu sei la scrittrice, sì. Sei un'autrice. Sì, quindi c'era la strofa, il ponte, l'inciso, strofa, ponte, inciso, special, inciso. Quindi però, cioè, duravano 4 minuti i pezzi. Non deve essere stato facile poi scegliere cosa fare a un certo punto, perché un conto è Restless, la prima grande botta, poi ti sei riconfermata con Shock, ti sei di nuovo riconfermata con The Game, hai vinto un disco per l'estate, hai vinto il Festival Bar e dici: e mo che faccio davvero? Perché mo devo andare all'Universal, pensavo di fare il botto, invece l'Universal ha pensato di parcheggiarmi lì, però va bene, insomma. Perché ti contattò, spiega un po' sta storia, se vuoi dirlo. Sì, certo, mi contattò il direttore artistico dell'Universal dell'epoca, che era molto interessato ad avermi, insomma, nel loro gruppo, e solo che nel frattempo che ho finito il contratto con Pippo Landro, lui si è spostato, e quindi quando sono entrata all'Universal non c'era più lui. Quello che c'era forse non era così tanto interessato al mio progetto e quindi non mi ha proprio valorizzata tantissimo. Ho fatto ancora un Festival Bar grazie appunto all'Universal con Looking for Something, però fondamentalmente non uscivo benissimo grazie all'Universal, non sono riuscita, a causa dell'Universal non sono riuscita a fare più quel successone come Restless eccetera. Però certo, anche perché ricordiamo l'Universal etichetta grande, magari sì. Ti dava anche dei canoni, no, da rispettare, guarda, diventa un pochettino più pop, diventa, ma neanche loro sapevano, a dirla tutta, se proprio posso essere sincera, non lo sanno neanche loro. Quindi figura, vabbè, cioè, poi tutto è una scommessa, dipende anche da come decidi di spingere un determinato
determinato progetto, tu mi insegni, no? Esatto. Sì, quando ti dicono, ma sì, per aprire l'inciso metti i violini, e dici, vabbè, ok, di cosa stiamo parlando? Quindi andiamo, ho capito. non ce n'è proprio. Eh beh, certo. Senti, io mi ascolterei un'altra doppietta qui con te e poi, insomma, parliamo di tutto quello che è avvenuto dopo il 2000, 2001, 2002. Arriviamo a Looking for Something, right, a Back for the Morning. Va bene, ammazza che è inglese. Senti, a star vicino a te imparo l'inglese anch'io. No, beh, così, per osmosi, dici. È per osmosi, è per osmosi. C'è Neysha su M2O, vai! Dual Core su M2O. C'è Neysha qui nella storia della dance. Tutti che ti fanno i complimenti. Io posso stare come adottata, io rimango qua. Tra l'altro mi hai confessato che ti piacerebbe fare anche la speaker radiofonica, vero? Mi piacerebbe provare, insomma, è divertente. Direttore, prendi Neysha. Sono con te, Dino, sono con te. Vieni a fare controtendenze con me, eh? Canto tutti i pezzi se vuoi. Ma perfetto. Cioè, facciamo una cosa acustica, no? Io ti do la lista dei brani, tu calma. No, dai, devi anche parlare, perché tra l'altro, vabbè, a parte che l'addizione,
tradizione meravigliosa. E poi voglio dire, direttore, facci un pensierino, Neja, ti dovresti solo trasferire a Roma. Perché buttarla via, insomma, mi piacerebbe. Eh beh, certo, tu sei a Torino adesso. Io sono a Torino, mia madre però è di Roma, quindi tornerei anche lì alle origini. Ah, perfetto. Perché poi tra un poco parliamo del ritorno alle origini di Neja, perché entriamo anche, parliamo anche della fase, tra virgolette, della crisi, non di Neja, della crisi generale della dance. Anche mia. E anche tua, perché sì. Poi dopo ci racconterai che hai preso la laurea, hai rifatto un po' di cose che avevi lasciato in sospeso negli anni 90. Yes. Perché il successo ti ha portato a non aver più tempo di fare niente. Ero sempre in giro per l'Europa, il mondo, eccetera, quindi che fai, studi in aereo? No, addormentavo sempre in aereo, quindi poi ho impiegato un po' di tempo a fare gli ultimi 3 esami che mi mancavano alla fine della laurea e la tesi. Una domanda alla Marzullo, una cosa che rifaresti uguale, una cosa che non rifaresti? Oh, caspita, quanti secondi ho? Ci vuoi pensare durante la pubblicità? Vai, okay. Perfetto, andiamo, vai! Soul Cooking, alle 11 di sera. DJ Massimiliano Troiani. Ok. Certo! Oh, eccoci! Sì, sì, aperto, adesso sentono tutti. Non diciamo parolacce. No, ma no, ogni tanto qualche sfondone ci parte, vabbè, ma cazzo ci può stare, no, dai, ormai. Ma dai, ormai è superato. Sì, però non è. Lo dicono tutti, dai, oramai. Una cosa che non rifarei è una cosa che rifarei. Cioè, un'emozione che ti piacerebbe rivivere. È abbastanza banale la mia risposta, perché ovviamente vorrei rivivere un successo come Restless, ovviamente vissuto in maniera diversa, perché io non ce la rifarei a fare quei ritmi, sarà due cioè serate. Lì ti hanno sballottato completamente. No, mi hanno spremuta come un limone, di no, ma proprio spremuta. Io alla fine del 98 quasi noduli le corde vocali, perché comunque locali dove non c'era assolutamente un impianto, tuttora così non c'erano impianti decenti per il live, quindi tu cantavi in condizioni allucinanti. Cioè, una volta mi ricordo in un locale in Sardegna non c'era, cioè il CD, perché all'epoca si portava il CD, non la chiavetta, quelli portatili hanno messo, ho fatto lo spettacolo col CD portatile. Oddio, quello lì che si chiudeva da sopra, tuff, così, quello che usi con le cuffiette, terribile. Che saltava ogni, cioè io ballavo sul palco e saltavo, no, erano delle cose allucinanti. Poi appunto, vabbè, le valigie che ho perso in questi viaggi, che poi lì immagino, poi estate, luglio e agosto avevi lavorato tutte le sere e anche 2-3 serate per cioè sera. Magari andavi, cazzo ne so, in Calabria, poi dovevi andare in Puglia, poi esatto, facevi esatto. Le triplette. Sì, così. Infatti mi sono esaurita, cioè mangi malissimo, dormi niente, non ce la potrei fare, a parte che adesso una figlia non potrei proprio farlo. Beh certo, no, anche l'età conta. Però mi piacerebbe, sì, io guarda, mi piacerebbe, ne ho fatto... io ho 45. Ammazza, 45. Sì. Guarda, io ho 37 anni, sono un rottame. Cioè mi rendo conto che è proprio il tempo di recupero. Ma tu fai ancora serate in discoteca? Sì, no? Sì, ne faccio ancora. Fortunatamente, guarda, ad esempio io doppie così, me l'hanno proposta a Capodanno, ho detto assolutamente infatti no. Infatti anch'io a Capodanno ho detto no, non ce l'ha. Ma stiamo scherzando. Di qualità di vita. No, cioè, t'ammazzi, una... ti distruggi proprio. Neja, super ospite della storia della dance su M2O. I'll be back.
Good Morning, Looking for Something, Ceneja nella storia della dance, Dino Brown al microfono, Luca Martinelli al mixer e Agnese con noi. Che bello rivivere, ecco, con te le tappe più importanti della tua carriera. Fantastico, alcuni pezzi non me li ricordavo neanche. Comunque. Infatti, io ti ho appena detto che bello sto disco. Ah sì, io non me lo ricordo. No, mi ricordo perché l'ho portato al Festival Bar, però non è di quelli che ad esempio faccio durante le serate, non so perché, forse perché è più pop, è più lento e quindi si smoscia un po' la situazione. Però Back for the Morning è uno dei miei brani preferiti. Tra l'altro era uscito in America, ha avuto successo in 3 stati, tipo ha fatto serata a New York, a Boston, grazie a questo pezzo. Quindi insomma, diciamo che in America, quando esci in America vuol dire che è qualcosa di buono, l'hai fatto. Invece in Italia non se l'è filato nessuno, però che se ne frega. Io dico una cosa e sarò, insomma, andrò anche contro il galateo. Luca, se hai l'applauso mettilo, perché Neja mi ha confessato di avere 45 anni. Ma perché bisogna dirlo? Guardatela su Facebook, sembra una ragazzina, sei una pischella. Se la incontrate stasera, avrei tra l'altro una serata, vogliamo ricordare? Sì, questa sera sarà il Circolo degli Illuminati a Roma, quindi se siete a Roma e dintorni venite, ci sarà anche Marvin, è prezioso. Eh sì, esatto. Quindi faremo. Andate da Neja, dice, aveva ragione Dino, sei una pischella, dovete dirgli così. Vabbè, dirle grazie, così. Grazie. Allora, parliamo un po', c'è stata la salita, hai toccato l'apice e poi una leggera discesa, come tutta la dance. Sei gentile, leggera discesa, sì, come tutti nella dance in quel periodo, infatti anche Jeffrey, mi ricordo in quegli anni, insomma, abbiamo vissuto un po' di crisi simili, perché ovviamente è subentrata la house, la musica dance comunque ha lasciato un po' il posto ad altri generi musicali e quindi bisognava reinventarsi. Quindi passato il primo periodo di semidepressione, ho recuperato la mia antica passione, cioè quella veramente per la musica, non per il follow up, per la hit, fai il pezzo perché sennò scendiamo in classifica. Superato questo blocco qua, sono ritornata a fare quello che mi piaceva, cioè quindi a riscoprire la voce, la tecnica vocale, ho cominciato a studiare canto proprio seriamente e quindi mi sono riappropriata della mia antica passione. Ecco, poi pensa che io ho continuato a seguirti negli anni, hai fatto un album straordinario, tutto acustico, vero? Che anno era? Stiamo già parlando del 2008 forse. Io con le date, guarda, le dimentico perché appunto ho 45 anni. Hai 45 anni? No, sì. Non ti ricordavi. Dunque, forse 2005, sì. 2006 può essere, Acoustic Club, non sì, ricordo. Sì, Acoustic Club. Però comunque era subito dopo, diciamo, la fine di questo grandioso periodo, e abbiamo fatto con un produttore di Como, mi ricordo, Fiera del Focastro, e questo album di cover famosissime, quindi ci sono brani meravigliosi che io ho sempre adorato, tra i quali anche Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, in una versione più lounge, jazz, acoustic. Ne sentiamo un pezzettino? Valentieri. Ne ho scelta una io, Sweet Dreams, Neja. Senti un po' qui. Sweet dreams, I made up things. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ooh, che voce la signorina.
Neysha con Sweet Dreams dal suo album che si chiama Acoustic Club del 2008. Siete su Radio Monte Carlo, cazzo, sbagliato. Siete su M2O e ce l'abbiamo qui noi della storia della dance. Esce quest'album che tra l'altro va benissimo. Acoustic Club è andato bene. E sei di una raffinatezza, di una dolcezza indescrivibile. Che non mi si addice. Ma no, no, ma scherzo. Ma guarda, questo disco è stato meraviglioso. Il primo di questa lunga serie, perché adesso farò appunto il sesto, la sesta versione, che si chiamerà Neja Vu di nuovo. Ho fatto un Neja Vu, adesso ci sarà il secondo. E grazie a questo album ho conosciuto Marco Fullone di Radio Monte Carlo e sto facendo un sacco di serate con lui da diversi anni. Quindi insomma. Beh, io scherzavo di Radio Monte Carlo. Monte Carlo c'entrava, hai visto? Salutiamo anche Marco Furlone. A un certo punto, poi saltiamo negli anni, perché sono usciti insomma diversi album. Tu ti sei un po' riappropriata della musica, quella tua davvero, no? Sei tornata davvero alle origini. E poi tra l'altro mi hai detto, io negli anni 90 non avevo tempo di far niente. Ti sei laureata poi nel 2008, 2006, sì. 2005, quegli anni un non po' so bui. Come ho fatto. Non so come ho fatto, però mi sono laureata, sì. Poi dopo appunto sono tornata alle canzoni che mi piaceva veramente fare. Ho detto, adesso faccio quello che piace a me, non quello che si aspettano gli altri. E quindi questa è stata forse la mia salvezza. Beh, direi di sì. A un certo punto poi, credo 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, stavo guardando The Voice e in tanti stavano guardando The Voice su Rai 2. Tac, chi ti arriva? Neysha. Ma... come mai? Come mai hai deciso di partecipare a un... oddio, mi viene da dire reality, ma non credo sia un reality. A The Voice, cos'è? Chiamiamolo The Voice. Ecco, esatto, quella poltiglia di programma. Sì. Vabbè. No, allora, mi hanno chiesto loro in realtà di partecipare, perché ogni anno riservavano uno spazio a un artista conosciuto, semiconosciuto. Infatti c'erano state Paola di Paola e Chiara, Jessica dei Gazzosa, i Jalis. I Jalis, me li ricordo, i Jalis. Ragazzi, cioè, posso ricordo. Dire cose del genere. Comunque, vabbè, sì, all'inizio non volevo tanto fare questa cosa, perché non amo molto appunto i talent, eccetera. Poi da insegnante di canto, avendo un sacco di allievi che vogliono andare a The Voice, ormai non più perché non c'è più, ma X Factor, ho detto, va, vediamo com'è dietro le quinte. Quindi ho detto, facciamo questa esperienza. In più ho un'occasione per far sentire che non sono solo restless, ma so anche cantare altre cose. Invece non sono riuscita a farlo perché mi hanno eliminato la seconda puntata, ma non importa. Ma chi se ne frega? Ma ci hai regalato un'emozione, la riviviamo insieme. Si apre la porta e arriva Neysha che canta una versione acustica, e per questo l'abbiamo collegata a Sweet Dreams di Restless. Senti un po' qua. Amici che erano lì dietro, dai, la canta da 10 anni, perché nessuno ancora aveva struccato il bottone. Poi si sono girate, che Dolce Nera, mi sa. Dolce che... Nera e la Carrà. E la Carrà, mamma, che io mi stavo veramente strippando, come si dice, perché comunque tu arrivi, il silenzio totale dello studio, cammini, arrivi lì nel silenzio e parte il pezzo. Io ero emozionatissima, nonostante fossero comunque 18 anni che insomma calcavo palchi, niente, no, ero emozionata. Infatti si sente che ero proprio un po' così, però, e dicevo, se non si girano, pensa alla figura mostruosa che faccio, capito? E invece grazie al cielo almeno 2 si sono girati. Mi sono pentita di non aver scelto la Carrà, mannaggia. Ah, perché poi tu hai scelto Dolce Nera. Sì, ho scelto Dolce Nera. Vabbè, storia, non posso raccontare un sacco di cose. No, però la Carrà forse era meglio. Però vabbè, pace. Vabbè, però guarda, hai visto il mio braccio? Ma che no? Carino, ho i brividi proprio veri. No, è certo che sono brividi proprio veri. Perché è la stessa cosa che ho provato quando ti ho visto lì. Ho detto, no, cazzo, Neysha. Perché poi, adesso, perdona anche il linguaggio scurrile, però ho pensato davvero, no, cazzo, Neysha. No. Perché?
Perché quando cresci con questa musica, io posso parlare a nome di tutti quelli che lavorano in M2O, a tutti coloro che ascoltano la musica dance da sempre. Siamo cresciuti con questo. Cioè, tu per me sei più importante di Whitney Houston. No, te lo giuro! Perché poveria, io ascoltavo solo musica dance, prettamente musica dance. E quindi vederti per me, insomma, hai lasciato tanto nel cuore di tanti. Ma infatti si vede che arrivano un sacco di commenti. Continuate a commentare sulla nostra pagina fan di Facebook e potete anche mandare messaggi istantanei con l'app di M2O. Vi ricordiamo, potete anche mandarli vocali e poi stasera poi li ascolto, li leggo e li rispondo appena posso. Certo, la scorsa estate hai fatto un disco bellissimo che noi abbiamo strasuonato. Se ti va lo ascoltiamo insieme volentieri. Take me to the club, vai. Dual Core DJ, take me to the club tonight. Hey dude, you have got to treat me right. It's Saturday again and we're with to ignite. I'm breaking apart but now I feel alright. Don't make me think my life is to rewrite. Don't let me be a stick of dynamite. Don't make me think until the morning light. I'm breaking apart but now I feel alright. The same old story. Wake up at 6 a.m. and sleep at night. Think I'm becoming a workaholic, but it's not the way. Mandato il tuo singolo, mi dice: sai che è tornata Neisha, ascolta un po' Take Me to the Club. Ho sentito il tu, mi è venuto in mente The Game immediatamente. Ho detto: bello, ci voleva il tu, la mia caratteristica. Ti vengono, insomma, questo tipo di melodie? Sì, chissà perché, boom. Qualche problema psicologico forse. Allora, scusami, qualche problema psicologico. Ma lo so, perché tu, ma tu papapara, ma... Senti, vabbè. Una cosa, ti ho fatto una domanda abbastanza difficile prima. Una cosa che rifaresti e una cosa che non rifaresti della tua carriera? Allora, rifarei un successo come Restless, insomma è abbastanza banale come risposta, e non rifarei il percorso con Bagnoli come è stato fatto. Cioè, poi io volevo affiancare un DJ a un certo punto, dopo appunto The Game, eccetera. Ma secondo me c'è bisogno di un DJ perché tu sei un musicista pazzesco. Io sono poppettara mostruosa, quindi c'è bisogno di un DJ. Lui non ha voluto e quindi abbiamo preso un altro percorso. Forse anche questo è stato determinante per non fare più altri successi all'epoca. Sì, però forse saresti un po' più stata nella dance, sì, di quanto sei, sì, stata, anche no? Se non mi pento di essere tornata un po' alle mie origini, però è stato, diciamo, un percorso che non avrei fatto. Anche perché poi guarda Neisha, poi comunque la dance ha subito un'involuzione lo stesso. Io ne ho parlato con Carolina Marquez, ne ho parlato anche con Regina e Natalie. A un certo punto davvero
davvero era completamente sparita. Sì, quindi c'erano proprio melodie a un certo punto. Quindi dal tuo canto potevi anche vederci lungo, cioè se imbroccavi un pezzo pop magari aprivi la... magari, diciamo che era il mio tentativo. Adesso ad esempio io amo moltissimo i Clean Bandit, che hanno questa sonorità dance, però è un crossover, sì. Cioè un po' di musica classica, un po' di dance, un po' di pop, ecco, un genere così adesso lo farei molto volentieri. Domanda banale ma che si deve fare sempre, insomma, di default: progetti per il futuro immediati, perché stai preparando l'album nuovo, giusto? L'album nuovo, Deja Vu nuovo, insomma ci vorrà un po' di tempo perché ci saranno musicisti veri, insomma sarà una cosa fatta con tutti i sacri crismi, e poi con Pippo Landro magari qualche altro pezzettino lo faremo, dai. Io avrei il piacere di farti un remix se vuoi. Ma molto quest'anno che facciamo i 20 anni di Restless, ma vogliamo chiedere ai DJ di fare così, di sperimentare? Io posso darvi la voce, mi si chiama La Cappella, sì, e mi fate il remix. Oh, attenzione, facciamo... perché questa l'ha detta in anteprima nazionale. Tu prometti che dai, attenzione, la voce, però insomma magari ti contattano in 2000 e devi mandare 2000 facciamo mail. Tipo una gara, eh? Okay. La migliore, tipo i primi tre remix più interessanti li stampiamo, che ne dici? Oh, perfetto, perfetto, un applauso a Neja, perché l'ha detto qua, giuro, non ci siamo messi d'accordo. No, venuta adesso, Pippo magari mi si incazzerà a morte, però secondo me è una bella idea. Te l'immagini Pippo, non lo so, ma che minchia dici? Ma che minchia dici? Non si può dare la voce, ormai non è più mia. Però la ricanto, vi ridò una voce e poi fate il remix, i DJ che sono in ascolto oppure chi vuole sperimentare, insomma sai che smanettoni stanno ascoltando. I nerd della dance. Esatto, lo mandate o sul sito o su Facebook, li ascoltiamo e poi più fighi li possiamo anche pubblicare. Quindi no? Puoi dare anche i tuoi contatti personali a questo punto, la pagina ufficiale è Neja, molto semplice. Neja.it, poi c'è ovviamente Instagram, Facebook, Neja Official, e poi insomma scrivetemi, tanto io rispondo, io chi per me rispondiamo sempre. Perfetto, senti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo? Oh yes. Si chiama If It's Love, vai! Dual Core. If this time is right, I know you've been waiting, baby. So I'm gonna give it to you. If it's love that you need, you can take it from me. Cause I'm the one who's giving it out. And I know. We'll be right back.
Ma che meraviglia, si chiama If It's Love, l'ultimo singolo di Deeper Fit Nasia, giusto? Esatto, Deeper che è di Roma. Ah, è di Roma? Sappiamo, sì sì. Hai capito, no? Non devo sbagliare, sennò Pippo poi mi dici, minchia il titolo, deve essere esatto. Con Pippo il minchia c'è sempre. C'è sempre, da buon palermitano, di Palermo Pippo? È di Messina. Ah, di Messina, va bene. Diciamo che la minchia è abbastanza diffusa. È ormai internazionale. Senti Nesha, io sono stato onorato di averti ospite qui con me, davvero. Io ti ringrazio per tutte le emozioni che ci hai donato, per quello che continui a fare. Ti auguro davvero di fare altre 100 Restless, perché te lo meriti. Magari, magari. Io ringrazio voi, mi sono divertita veramente tanto, ho rivissuto dei momenti meravigliosi, quindi insomma al prossimo anno possiamo, con i prossimi singoli, torno. Posso tornare? No, torna a fare un provino così viene a lavorare. Va bene, ok. Ci dai, okay, vieni, dai. Okay, vieni. Ci sto. Signore e signori, un altro applauso, rifacciamoglielo, Agnese. Ci ha regalato un sacco di emozioni, Nesha, ospite speciale della storia della dance. Adesso stoppiamo la diretta, poi ti insomma, leggerai tutti i commenti, quindi okay. Continuate a scrivere se vi va, a condividere, e poi Nesha piano piano, con calma, risponde a tutti. Grazie di cuore. Grazie, grazie Dino, grazie a tutti, un bacione a tutti. Grazie, ciao Nesha, ciao. Cosa facciamo sabato sera?